Siamo qui con Franco Tecchiati, responsabile ufficio tutela animali del Comune di Torino. E siamo nel canile rifugio. Ecco, la storia del canile rifugio, quando è iniziata? Allora, il canile rifugio è stato costruito nel 2003 e diciamo, svolge la funzione di ospitare i cani che possono essere dati in adozione. La città in realtà ha due canili, il canile sanitario che si trova in via Germaniano, che è il canile a cui affluiscono i cani che vengono trovati o catturati sul territorio, e la sua funzione è soprattutto quella del canile sanitario, voglio dire, è quella di verificare lo stato di salute degli animali che vengono trovati. I canili erano nati per prevenire la diffusione della rabbia, quindi il canile sanitario svolge ancora quella funzione. Poi i cani che sono in buone condizioni e sono adottabili invece vengono trasferiti qui al canile rifugio, dove le famiglie che vogliono prendere un cane possono venire, visitare il canile, trovare il cane che è più adatto per loro e adottarlo. Quindi c'è sempre un passaggio prima dal canile sanitario? Sempre, questo sì, sempre. Cioè, se uno trova un cane abbandonato solo per strada, non dovrebbe portarlo là e non qua. Qui è un po' il terminale di tutta l'attività di controllo che si fa sul territorio rispetto al tema dei cani randagi. Siamo qui con Valeria Bosco, responsabile della gestione del canile rifugio. E del canile sanitario anche. E anche del canile sanitario, quindi è un bel lavoro di spola. Sì, decisamente, un po' da una parte, un po' dall'altra, un po' in via Padova, comunque bisogna continuare, anche se è dato in gestione, il canile sanitario è dato in gestione completamente all'EMPA, perché è del gestore, però bisogna vedere, controllare le cose importanti, dobbiamo deciderle insieme, per cui io vado avanti e indietro tra i due canili. Sì. E questo è considerato forse il miglior canile del Piemonte, perché è stato detto questo, del resto si vede che è molto bello. È stato definito il canile a 5 stelle, io lo definisco un orfanotrofio a 5 stelle, perché comunque per me il miglior canile è il canile vuoto. Vuol dire che non ci sono più cani abbandonati, non ci sono più cani che hanno bisogno di trovare una famiglia, anche se devo dire che se io fossi un cane abbandonato preferirei venire qui rispetto a altri canili. Qui abbiamo i box riscaldati d'inverno, abbiamo la parte ombreggiata, poi rimettiamo l'ombreggiatura in estate per la parte esterna, sono box in cui stanno bene, mangiano due volte al giorno, escono minimo una volta al giorno, ma con i volontari e con gli operatori del gestore riescono a uscire anche due volte al giorno, per cui devo dire ci sono cani che hanno magari delle crisi, perché non tutti prendono bene la vita da canile, per cui vengono anche presi negli uffici, cioè cerchiamo di stare piuttosto dietro al benessere dell'animale. Ecco, la differenza tra il canile di una volta e il canile di adesso è che adesso c'è proprio un'attenzione al benessere. Quanti cani ospita la struttura? Qui sono circa un centinaio, poi bisogna ricordare che ci sono anche dei gatti, non è solo il canile, abbiamo anche dei... Esatto, è quasi più gattile che canile, perché i gatti sono anche molto numerosi. E ci sono sia gatti che arrivano da colonie feline che hanno dovuto essere spostate, sia gatti che possono essere adottati dalle famiglie, anche molte persone vengono qui a cercare un gatto. La giornata tipo del cane qui. Allora, il cane mangia dalle 7 alle 8 del mattino, perché il fatto che il cane debba mangiare una volta sola è una fola. Quindi, lo penso anch'io. Ecco, per cui assolutamente il cane deve mangiare due volte al giorno, e poi ad esempio altri cani ne mangiano addirittura tre. Comunque cominciano per il primo giro, poi c'è... Si vede, da quello che vedo. Si vede nutriti, che... vero? Denutriti, patiti, sì. Ma questo è il nostro biglietto da visita, quindi devo dire che siamo molto contenti di questo. E poi c'è la pulizia, c'è la prima uscita dei cani, perché la prima pulizia, proprio quella con la disinfezione anche del lavaggio con le pompe, eccetera, avviene con il cane fuori dal box, ovviamente.
e poi vengono rimessi dentro, si fanno le loro visite, noi abbiamo il veterinario tutti i giorni, no? Sia al mattino sia al pomeriggio, per cui gli operatori immediatamente denunciano se c'è qualcosa che non va nel cane, per cui possono esserci delle visite veterinarie e così, o se no se ne stanno tranquilli nel box o escono di nuovo con i volontari che operano nel canile. Poi di pomeriggio, se c'è necessità, ci sono le varie spalettature, ma non più il lavaggio del box con l'acqua, perché a meno che non ci sia un bisogno particolare, e poi il cane riesce e poi si prepara per la nanna e per la pappa e per la nanna. Certo, la vita in famiglia è diversa, però... Però non sembra una brutta vita, soprattutto per chi magari arriva da situazioni veramente drammatiche. Ma più che altro non sembra una brutta vita, perché qui sia gli operatori del gestore, sia i volontari, sia noi, pur essendo degli amministrativi, stiamo dietro appunto all'umore del cane. Sembra assurdo dirlo, eh? Però appunto il cane è depresso, il cane viene seguito anche da un comportamentista, che noi abbiamo una convenzione con una clinica veterinaria, per cui spesso viene qui a vedere, ad aggiustare anche la terapia e tutto quanto, e quindi non, la vita in famiglia è molto più ricca di stimoli. Certo, qui il cane non ha lo stimolo che dovrebbe, sarebbe un suo diritto avere, però cerchiamo di fare il più possibile anche noi. Chi sono i volontari che operano qui? Allora, i volontari che operano presso il canile municipale, nelle due strutture, saranno in tutto una cinquantina, anche di più. Sono prevalentemente appartenenti a due associazioni, che sono l'EMPA, di cui noi siamo anche poi gestori del canili municipali, e la PULCE, che è un'associazione storica nata esclusivamente per i canili di Torino. Vengono in più giorni alla settimana, chiaramente come tutto il volontariato è più concentrato nel fine settimana, perché le persone non lavorano, e sono comunque un valido supporto sia agli operatori sia ai cani, perché comunque stabiliscono quel minimo di contatto che anche a loro, insomma, è utile. Si spera sempre che tutti questi cani siano solo qua di passaggio, penso, per voi anche. Sì, esistono cani di passaggio da 10 anni. Però è su questi ovviamente la nostra attenzione è più focalizzata, perché comunque io ad esempio ho dei cani qui che non mi spiego proprio perché non siano stati adottati, e sono cani che stanno entrando in depressione. Siano cani che noi sponsorizziamo tantissimo, però sono quelli che io definisco gli invisibili, cioè la gente passa davanti alla gabbia e non li vede. Altri ad esempio stanno 10 giorni al sanitario, all'11° vengono qui, al 12° vengono già adottati, cioè quindi non... E il rischio depressione per voi? Perché è duro questo lavoro, parliamone un attimo. Il rischio depressione per noi è tanto, anche il rischio vita privata è molto relativo, perché io certe volte dopo tutti questi anni arrivo ancora a casa con un mal di stomaco e con un magone. Perché poi... Bisogna essere dei mostri per non affezionarsi, credo. Ma dovrei avere più, prenderla più come un lavoro di un medico, no? Adesso lo so che è anche questa è un'eresia per tante persone, però in realtà ci sono dei cani che mi prendono il cuore. Situazioni soprattutto vissute al sanitario, dove ci sono i casi sociali, cioè gente che non riesce più a mantenerli, gente che ha magari situazioni di ricoveri e di solitudine, e vedere la separazione tra due esseri soli è una cosa che proprio non riesco ancora ad accettare. Se uno vuole fare il volontario, deve fare una preparazione, cosa sì, deve fare? Allora, presso i canili municipali il volontariato puoi contattare una delle due associazioni, viene fatto un colloquio informativo, viene mandata una scheda del singolo volontario al comune, il quale dà il suo parere affermativo se non ci sono, insomma, particolari problemi. Dopodiché devono fare un corso presso con l'ASL e il comune. Superato il corso possono finalmente diventare volontari attivi. Sono con Luca e Andrea, due volontari. Da quanto tempo, Luca, fai il volontario? Siamo qua al rifugio da 1 anno e mezzo che abbiamo intrapreso questa avventura. Anche tu? Sì, abbiamo iniziato insieme. Abbiamo iniziato assieme. Sì. E cosa vi sta dando questa esperienza? Gratifica, soddisfazioni, amore per gli animali, tanto tempo da dedicargli,
E i volontari hanno dei loro cani privilegiati o fanno una, o sono a rotazione? No, loro avrebbero e vorrebbero avere, come tutti noi, i nostri cani privilegiati, però sono molto coscienziosi e quindi quando vengono presso la struttura portano fuori quelli a cui tocca essere portati fuori, per cui... Quanto tempo dedicate a questa attività? Allora, io dedico il tempo ai cani in pratica 24 ore su 24 perché sono... è un proprietario di due cani, quindi anche lui, e in più quando riusciamo da lavoro veniamo qua e dedichiamo due volte a settimana, una volta sì, a settimana. Almeno una volta tutta, poi anche due volte, anche facendo i turni a lavoro, magari vengo anche la mattina, sai, cerco di suddividermi, anche perché mi piace stare con loro, cercare di fare il più possibile. Abbiamo parlato di cani, ma qua c'è anche un gattile che poi andremo a vedere. E per i gatti come sono i problemi? Allora, i gatti, stranamente, da qualche anno c'è più un abbandono di gatti, perché il microchip, devo dire, è stata un'invenzione fantastica, perché si risale. Perché una volta il tatuaggio si faceva col cane adulto, per cui chi non voleva tatuarlo, non, invece di qui usciva dal canile con l'iscrizione all'anagrafe canina, poi era... no, nel proprietario farlo tatuare o meno. Invece adesso col microchip noi lo movimentiamo già microchippato, per cui tu hai a quel numero corrisponde il tuo nome. I gatti no, la gente prende un gatto che sicuramente dà meno impegno a livello di tempo, non lo porti giù. Si anche dice che è più indipendente, eccetera, però è molto insomma più difficile, è molto più impegnativo anche economicamente, perché il gatto non, ecco appunto, io ho due cani e due gatti, per cui è già una bella, è un bel leasing che mi faccio, sì. E è vero che non danno appunto l'impegno di portarlo giù, ma danno altri tipi di impegni, per cui la gente sopravvaluta sempre le proprie capacità. Adesso le persone chiedono ovviamente cuccioli perché hanno, ecco qua vorrei proprio dire una cosa, pensano che il cane cucciolo o il gatto cucciolo poi venga su come vuoi tu, no? In realtà la riconoscenza di un cane adulto, di un gatto adulto che è stato in canile, che ha avuto dei rientri, io parlo per esperienza personale, diventa una cosa che il cane cucciolo non ha, perché dà per scontato il fatto di vivere sulla poltrona o no, con la ciotola piena e tutto quanto. Il cane adulto adottato o il gatto adulto adottato e tolto appunto, come si diceva prima, da una determinata situazione, ha una riconoscenza che sembra che entri in casa veramente.